Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing di Skrullbox. Questa è l'illustrazione di questo mese, fatta ad inchiostro, quindi immagino troveremo degli inchiostri dentro. Due fogli bianchi per partecipare alla challenge. E ora apriamo il pezzo forte. Per prima cosa l'adesivo di Skrullbox, che c'è in ogni scatola, l'elenco dei materiali di questo mese, e la challenge di questo mese, Born from Bubbles. Proviamo una caramellina, ormai capito, ci mettono anche dolcetti. Un pennarello metallizzato blu, carino. Un pennarello dorato. Un compasso per matite, penne, quindi non un classico compasso, carino. E delle penne a china, lo immaginavo. Facciamo due prove. Il pennarello blu metallizzato ha la punta sottile, quindi è un punto a suo favore, ma non è un colore così neutro e non saprei bene come utilizzarlo. Il pennarello oro invece è molto ricco, ma la punta grande mi preoccupa un pochino riguardo l'utilizzo. Le penne a china vanno dallo 005 fino all'8, non ci sono tutti i numeri, ma la cosa che mi piace di più è che in questo set c'è anche il pennello, che permette a chi ha un po' più di esperienza con la china di fare delle linee più spesse o più sottili a seconda della pressione. Che dire, il compasso è un semplice compasso, ma il fatto che si possa inserire una penna, una matita, ciò che si vuole all'interno lo rende molto utile. E questa è la fine del pacco di novembre di Skrullbox. Se vi è piaciuto e vi interessa supportarmi, considerate l'opzione di supportarmi tramite Patreon. Lì il mio prossimo traguardo di $25 al mese parla proprio di Skrullbox, ovvero mi permetterebbe di poterlo ordinare mensilmente. Grazie a tutti per essere passati e al prossimo video.